Buongiorno gente, sono le 6:25 di martedì 8 marzo 2022 e oggi si svolgerà finalmente l'evento Apple, il primo evento Apple di quest'anno alle ore 19, ma io ora sono qua per dirvi un po' tutto quello che vedremo perché si sa che ormai gli ultimi rumor che dovevano arrivare sono arrivati e infatti ieri è stata molto succosa come giornata. Non sono usciti video perché è uscito sul secondo canale, che trovate qua sotto in descrizione, è uscito un vlog che non ne facevo da tanto. Ma tornando a noi, allora, cosa vedremo stasera a questo evento? Boh, cioè non è un boh, perché sicuramente vedremo un iPhone 6 di terza generazione, di cui vi ho già parlato nel penultimo video, che secondo me è venuto molto bene, è un video corto, quindi magari se volete un po' approfondire su questo prodotto andatelo a vedere. Sapete già le mie opinioni, sono quelle di tutto la YouTube tech appassionata, di tutto il Twitter, se seguite un po' tutto questo mondo qua, sono sempre le solite opinioni, quindi non mi ci voglio soffermare poi tanto. Se ne parla da almeno un anno di questo prodotto, basta. Poi iPad Air di quinta generazione. Si diceva, ma sì, ma ci avrà una 15, sarà più o meno uguale. No, 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 no. Avrà un M1, 120 Hz, resterà con l'LCD, partirà da 128 GB e avrà, si dice, gli stessi colori di iPad mini, quindi anche un nuovo viola, di cui proprio ieri è uscito proprio una bella immagine che dovreste vedere a schermo, quindi più in grigio, che sull'iPad mini non c'era. Non so perché, vabbè, un grigio chiaro, un argento, mettiamola così, anche se per me c'è il Galassia, non so perché si è detto di questo argento, ma sono dettagli. Quindi iPad Air sì, c'è un po' di hype, per quanto mi interessasse più la forma di cui si era parlato verso un annetto fa, verso maggio, in cui si diceva, magari tipo i Mac, quindi con le cornici bianche. Però anche secondo me questa forma qua, un po' che va più a simulare il Pro, mi piace molto di più, devo ammettere. Quindi l'iPad dovremmo avere fortunatamente solo questo, perché se no già mi vanno in casa ancora di più l'iPad, qui si sbotta tutti secondo me. Mentre vedremo dei nuovi cinturini, dei nuovi case per Apple Watch e iPhone. E poi ci sono le cose succose. Un nuovo colore per iPhone 13, un bel color verde scuro, che si era una battuta, cioè, però è vero, cioè, c'ho davanti qua le varie leak e in effetti dovremmo vederlo. Ma il bello deve ancora venire, perché sappiamo, no, che noi dovremmo vedere dei Mac, sicuro. Allora, apro e chiudo parentesi, sono contentissimo che dal 2020 abbiano ripreso un po' in mano bene la gamma Mac, che sia molto più inclusa, molto più nello stile Apple, anche a livello di rumor, di leak, di cose, c'è molto più interesse riguardo al Mac e ne sono anch'io contento, per carità. Ma tornando a noi, abbiamo le due linee di pensiero, che ormai fino a 2 giorni fa, quando ho registrato l'ultimo video, che sta andando male, quindi recuperatelo se ne è ancora tempo, sulla lineup Mac che dovremmo vedere, dissi, abbiamo 25% e 75%. 75% vanno di M2 con MacBook Pro e Mac Mini M2. Ma di quelli ne abbiamo già parlato, riparlato, ma alla fine le cose le sappiamo, perché alla fine le cose sono sempre quelle. E poi disse un 25% arrivano iMac Pro e Mac Studio, il Mac Mini Pro, quello con M1 Max potenziato con un nuovo display. Ieri sono usciti dei leak, dei rumor, delle cose belle. Ce l'ho un attimo qua davanti e sembrano molto interessanti, per quanto questo Mac Studio dovrebbe essere molto più grande di un Mac Mini, perché si dice anche di una doppia pentola, sarebbe ovviamente una bella workstation, e anche il display sarà dovrebbe essere un po' meno potente dell'ovviamente 6K, display, Pro Display, QDR, quello che è, però sarà, cioè, sui 2000, che per Apple un display da 2000 euro è pochissimo, un monitor da 2000 euro è pochissimo. E secondo me basta, cioè, non so come più rimettere queste percentuali, perché alla fine i prodotti probabili sono sempre loro, però su percentuali diverse. Io ve ne metterei anche al 50 e 50. E sarebbe tanta roba, per quanto io aspettavo un M2 per dire ok, mi metti sull'iPad Air, prendi l'ultimo
il processore dei Mac, quindi dicevo ok, esce l'M2, quindi magari sull'iPad mi metti l'M1. Invece no, andranno a fare ancora più casino, perché ormai l'iPad Pro da 11 pollici sfanculato, cioè c'ha solo il Face ID di diverso, quindi boh, cioè a cosa ti serve veramente il Face ID e una fotocamera in più? Oh dai, chi ci fa le foto con l'iPad? L'unica cosa può essere il LiDAR, che per i modelli più piccoli secondo me ha senso. Infatti un iPad mini con il LiDAR secondo me sarebbe fantastico. L'hanno messo proprio sui prodotti sbagliati, ma oltre quello, che quelle sono le mie opinioni personali, non so cos'altro possa succedere. Cioè, abbiamo esaminato veramente tante possibilità alla fine. Insomma, non vedremo così tante cose come un MacBook Air, sicuramente no. Un Mac Pro, assolutamente no. Alla fine le cose che proviamo a vedere sono quelle. Il rumor dell'iPod Touch di cui avevo parlato, si è già andato a disgregare, ovviamente, lo sapevo, però era comunque una cosa interessante. E niente ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo questa sera dopo l'evento, che sì, esce il video. Poi ci vediamo domani con un altro bel video tutto succoso riassuntivo. Lasciate like per questa mia sveglia mattiniera. Seguitemi su Instagram perché seguiremo lì la live. Seguitemi su Twitter perché commenterò lì la live. A dopo, ciao.